Ancora qui a Milanello, care amiche e cari amici, il nostro ospite, prima volta, Antonello Gioia sul mio canale YouTube. C'è da commentare la conferenza stampa, ma più che altro subito un titolo. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. Allora, cominciamo con le notizie, caro, e da lì caro Antonello. Allora, Sportiello ha fatto un po' così, come mai Sportiello non ha recuperato? Doveva recuperare come Okafor per la partita con la Roma, ma lì non è una questione di Pioli sì, Pioli no. Lì è una questione degli allenatori e dei portieri. A loro bastano una minima cosa, il portiere che parte un po' in ritardo visto che ha avuto il problemino, non è ancora tonicissimo, e sono loro che danno l'avallo o no. Quindi su questo fatto non starei, sai che c'è la grande leggenda degli affaticamenti fra le tante cose che si dicono. Qua mi sembra una decisione intelligente, perché il polpaccio per un portiere è fondamentale. Sì, sì, e noi lo sappiamo bene, notato quello che è successo l'anno scorso con Mignana, di quanto può essere pericoloso osare anche quell'1% in più. Tra l'altro, se devo essere onesto, Sportiero domani, anche se stesse bene al 100%, non avrebbe giocato perché c'è Maignan. Devo dire che Mirante, nelle due partite che ha giocato quest'anno, sia con la Juve che quindi con abbiamo la possibilità di lavorare bene. Abbiamo la possibilità, diciamo, per quanto riguarda Sportiello, di star tranquilli. Io capisco, no, chi vorrebbe vederlo nuovamente disponibile, perché insomma è guarito da un po', però ci sta, visto che non è un'urgenza. E poi adesso non abbiamo una partita dietro l'altra per un mese. Può recuperare, diciamo, in santa pace, farlo. Quello che ci viene comunicato è però che sta bene, che questa è la cosa più importante. Magari, ecco, se domani non ci fosse stato Maignan, magari oggi il rischio se lo sarebbero potuti prendere, ma domani Maignan c'è e quindi non c'è bisogno di convocare Sportiello. Un grande solito Maignan. A proposito, attenzione come ti prendo parlando di Maignan. Io non voglio che lo cedo, io non voglio che lo cedo. Ma la società, il club mi potrebbe anche dire: ma guarda che non l'abbiamo mai detto di cederlo. Però ci hanno anche detto, come tutte le squadre italiane, che se arrivano Vlahovic, Lautaro, Maignan, ho preso tre grandi campioni, se arrivano i soldi, però per cortesia puoi far qualcosa perché non lo cedano. Questo che hai detto tu è un po' la regola, no? Cioè, quando arrivano i soldi che devono arrivare, è difficile dire di no. E di poi il Milan potrebbe essere anche nella posizione di dir di no, perché è in una situazione economica e finanziaria molto florida, eccetera eccetera. Però poi sono delle scelte, come nel caso di Tonali. Magari tutti a gennaio scorso, un anno fa, avremmo detto assolutamente no cessione di Tonali. Poi sono arrivati tanti soldi, sono arrivati tanti giocatori secondo me molto interessanti, e quindi adesso la tifoseria magari si è un po' spaccata anche su questo. Però in generale, Carlo, hai ragionissimo, io sottolineo pesantemente le tue parole. Maignan è uno di quelli, cioè è come avere l'attaccante da 20 gol, avere Maignan in porta. Quindi non c'è prezzo. Anche perché poi bisognerà vedere, perché si parla tanto del come ti poni, poi torniamo sull'attualità, come ti poni per il futuro allenatore. Io trovo che in questo momento, secondo me, il Milan non ci ha ancora pensato, ma vado ad aggiungere anche che se si deve cambiare Pioli, se vogliono cambiare Pioli, beh, il mese è febbraio, massimo marzo, non si può certo cambiare a maggio giugno. No, secondo me si andrà avanti così fino a fine stagione, un po' a prescindere dai risultati, nel senso che maggio come data limite dell'avventura di Pioli Rossonero è molto plausibile in questo momento, ripeto, al di là dei risultati, perché poi anche se si fa bene, no, certe volte c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di mettere uno stop. In questo momento le cose stanno andando male, quindi forse ancora di più. Poi io credo che la società, è chiaro che non possa lavorare a fari alti, come si suol dire, perché c'è una stagione da portare avanti, c'è un allenatore che merita non soltanto rispetto per ciò che questo ha fatto, soprattutto, ma per la persona innanzitutto. Quindi andare a parlare apertamente, ecco perché non sentirete mai no, sì, stiamo cercando Conte, sì, stiamo cercando Thiago Motta, perché c'è una stagione in corso, c'è un allenatore che merita comunque rispetto per il lavoro, e soprattutto deve cercare di lavorare nel modo più tranquillo possibile, anche al netto se della situazione, ci rendiamo conto che la situazione è quella che è, senza mettere in dubbio questo. Però poi è chiaro che quando i fiori inizieranno, ecco, lo dico un po' poeticamente, sugli alberi, è chiaro che i nomi dovranno iniziare a uscire con un po' più Ti poni su Antonio Conte? Gli amici che mi seguono sanno che per me mi sembra molto 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 difficile. Anche secondo me è molto molto difficile, ma non perché non senza non, ma mancherebbe non, altro, non per le valenza, la valenza di no, Conte. No, anzi, io credo che Conte sarebbe ben felice di venire al Milan.
E questa è intanto una cosa, perché lui insomma ha voglia di rimettersi in gioco, secondo me come un progetto interessante, e ho la sensazione, tra una voce e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, che anche lui voglia forse fare un percorso diverso rispetto a quello che ha avuto fino adesso. Cioè anche lui a un certo punto della sua carriera, dopo quello che ha fatto, dopo anche le esperienze di vita forti che ha avuto, perché l'operazione, insomma, lì a Londra è stato difficile, l'abbiamo visto l'anno scorso, lo ricordi, anche abbastanza dimesso in conferenza, forse di, ecco, anche lui avere nuovi stimoli, magari nuovi progetti, un progetto diverso da quelli che ha raccolto fino adesso. Il Milan potrebbe essere. D'altro canto però il Milan può permettersi Conte in quella che è la strategia societaria, eccetera, eccetera. Secondo me hanno il tempo per ragionarci. D'impatto potremmo dire di no. Però il tempo per ragionarci e per trovare una soluzione in merito c'è. Veniamo, abbiamo parlato un attimo di mercato. Veniamo alla partita contro la... E mi interessa un tuo commento sulla formazione. La partita contro la Roma. Dovrebbe essere in porta Maignan, a destra Calabria, dovrebbe tornare a sinistra Teo Hernandez, sì. Siamo tutti contenti, sì. Gabbia Kier, mi sembra la scelta, due fisiconi contro Lukaku, poi Adli che torna a dirigere la centrocampo con Renders, la formazione oggi forse titolare, Renders, Loftus-Cheek e davanti i soliti tre, Pulisic, Leao con in mezzo giro. Sì. Un commento a questa decisione di Pioli, se sarà poi questa? Oh, tra l'altro, visto che domani è Milan-Roma, Carlo, oggi non è la prima volta che vengo con te in diretta su YouTube. Aia. La prima volta era Roma-Milan dell'andata. Roma-Milan dell'andata, quindi andò bene. Vediamo e per se... allora è un caso, è stato un caso. È stato un caso, è stato un caso. No, mi sembra la formazione giusta. Oggi l'ho chiesto anche io a Pioli in conferenza stampa, ma ascoltando i tuoi video, che invito sempre tra l'altro ad ascoltare a tutti quelli che sono collegati adesso, l'hai invocato anche tu questa cosa, no? Di mettere i giocatori nel proprio spazio per quattro mesi perché c'è bisogno di avere certezza. Una squadra un po' confusa, un po' convalescente, sai, quando sei convalescente devi fare le cosettine semplici, cioè ti alzi la mattina, vai a fare colazione e poi ti rimetti, non vai a fare 10 km, esatto. È questo che stiamo un po' invocando, è questo che abbiamo chiesto a Pioli anche in conferenza stampa. Quindi ecco, rimettere Teo a sinistra, dare ai difensori centrali che al momento sono disponibili, metterli lì. Adli, che secondo me nel ruolo di mediano in questo momento con quei disponibili è il più indicato per le caratteristiche che ha, mi sembra la scelta migliore. Senti, la cosa che ci ha sorpreso, Pioli, ci aspettavamo alla domanda di Franco Ordine, ma allora il difensore ci aspettavamo, no, io ragazzi di mercato non parlo, è la società che deve dire, deve rispondere a questa domanda. Questa volta ha detto no, sappiamo che abbiamo un problema e stiamo cercando e prenderemo un difensore. Sì. Ci ha stupito perché di solito Pioli non si sbottona mai su tante cose, però sul mercato ancora di più, forse è anche giusto così in alcuni periodi della stagione. Giusto. Chi possono essere i nomi? Allora c'è sempre quello questo di Brassier, 10 milioni che tirano 10 fuori, milioni, 10 milioni perché per il giocatore sarebbe molto interessato di venire al Milan e direi anche ci mancherebbe altro. Però il Brest vuole 10 milioni di euro che in questo momento il Milan non si sente di spendere, ripeto, sempre la solita storia, non perché non li abbia a disposizione, no? Ma perché uno deve, non è che se hai soldi li può andare a buttare dove vuole, deve e certamente questa è la filosofia, è se la ci filosofia. Piace o no è questa qua. Qui quindi noi poi possiamo essere d'accordo, possiamo non essere d'accordo, stiamo raccontando la realtà dei fatti. Però poi ci sono altri nomi, secondo me, anche più raggiungibili perché fattibili con altri tipi di trattative. Per esempio Nianzou Kouassi del Siviglia è un nome francese, classe 2001, difensore centrale, che assomiglia tanto a Tomori come caratteristiche. Veramente tanto a Tomori, difensore molto veloce, molto aggressivo, che ha in pregio l'aggressività, che però può essere anche un difetto, no? Come abbiamo visto Tomori tutto l'anno scorso. Però è un profilo interessante perché il Siviglia potrebbe cederlo prestito, per esempio in prestito con diritto di riscatto, quindi un'operazione anche alla Tomori. E poi Carlo ti do questa alla chicchetta. Milan, dimmi, esatto, la chicchetta. Questa chicchetta, visto che prima avevo parlato di Conte, ma ci sono anche altri nomi in ballo. Nianzou Kouassi ha dichiarato più volte nelle interviste di aver avuto un grande allenatore che gli ha cambiato in qualche modo la carriera e la posizione al Paris Saint-Germain, le giovani del Paris Saint-Germain, e il suo nome è, anzi sono due, Thiago Motta. Ah, ecco, esatto. Quindi c'è anche questa liaison, questa coincidenza. Questa coincidenza. Quindi potrebbe essere questo. Io invocavo, però, scusa, l'hai sentito, un attacco. Andiamo avanti con Jovic e Giroud. Adesso va bene perché gioca Giroud, ma quando incominceremo con Ren a giocare 5 partite, Jovic è il tipico giocatore che se fa gol
grande applauso e segna anche dei bei gol, sì, perché è un giocatore dal fiuto del gol importante. Però come può capitare, non entra in partita come l'altro giorno, è veramente poco. È un giocatore che non ha via di mezzo, o è da 7 abbondante o è da 5 scarso. Quindi sì, diciamo che non puoi fare affidamento su un attaccante del genere per sempre. E purtroppo io credo, Carlo, che l'eliminazione della Champions League avesse già dato una bella botta, come direbbe Rino Banfi, la noce del capocollo, no? Alla speranza di prendere un attaccante a gennaio. L'eliminazione della Coppa Italia, quindi avere 3 partite in meno ad aprile, ne ha dato un'altra, quindi penso che per gennaio. Chiudiamo l'ultimo minuto e mezzo, la visita di Cardinale. Sì. Ci è già stato sottolineato, ci hanno proprio bello, e lo sapevamo che sarebbe venuto, sì, contro la Roma, che non è un blitz, non è figlio delle sconfitte, non è figlia della posizione in campionato, che poi tutto sommato, signori, non è che apriamo i tappi, però siamo terzi, io punto sempre al primo e al secondo, però voglio dire, prendetevela con chi diceva che il Milan, quelli che pronosticavano Inter e Juventus, il Milan al massimo con la Roma o il Napoli giocherà per il terzo posto, quindi parlate con loro, noi speravamo qualche cosa in più. La visita di Cardinale. Sì, Cardinale arriverà presto a Milano. Oggi, sì. Sarà domani allo stadio, come hai detto tu giustamente, senza sai già che prevista. Posso da dirti tempo una cosa, sai che io ti prendo la sarei curioso se domani venga Milanello. Non l'ho chiesto, non ce lo diranno mai. Ma secondo il ritiro, dici a salutare ritiro. No, non è cosa. Non lo so, sarebbe. Non so. Ah, no, e poi no, ho detto una sciocchezza. Perché loro vanno al Milan. Ritiro. È vero, ho detto una sciocchezza. Però potrebbe anche eventualmente presentarsi. Andare al Milan. Cioè, Non lo so. Non so quanto sia americana questa cosa, Carlo. Certo, non lo so, certo. Sai, lui. Ma questo, non ha voglia di questo, salutare i suoi giocatori. Non lo so. Questa è una cosa che mi piacerebbe, però mi piace anche che ci sia una coerenza. Cioè, Cardinale, ricordo l'anno scorso quando parlò, disse: io ho i miei collaboratori, ho le persone di cui mi fido che fanno questo tipo di rapporto. Oggi Pioli ha ricordato, no? Fullani, Moncada, Ibrahimovic l'abbiamo visto uscire da Milanello, quindi anche oggi lui era qui. Si fida dei suoi collaboratori, hanno fatto i suoi collaboratori. Quindi mi piacerebbe che lo facesse, però devo dire che mi piace anche questa fiducia che ha nelle persone che lui ha messo, questa coerenza. Sì. Ti ringrazio, spero di non averlo per il prossimo Milan-Roma, perché vuol dire magari fra un anno. Vi ringrazio, ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, attiva la campanella e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. E buon Milan-Roma, ma ci sentiamo domani mattina, domani a mezzogiorno, per Milan-Roma c'è ancora tempo. Grazie Antonello, grazie, Gioia, grazie di Milan News. Ciao a tutti.